Stefano Polesello, ricercatore del CNR oggi all'Arengario, che ci spiega questa sinergia che avete instaurato con il FAI. Il FAI ha organizzato questa giornata per mostrare come la storia di Monza sia stata influenzata dal fiume Lambro. Noi studiamo il fiume Lambro, come si è evoluto la sua qualità in termini di inquinamento e di qualità e di biodiversità, di ecosistema, dall'Ottocento ad adesso. E quindi abbiamo pensato insieme di presentare sia il lato storico che il lato scientifico di ciò che può, dello studio del Lambro come fiume, come ecosistema. Ecco, in due parole, come è cambiato nel tempo? Noi siamo riuscite a ricostruire con i documenti dal 1870, come analisi chimica degli anni 60 abbiamo avuto un periodo drammatico in cui il fiume era praticamente morto, senza vita, negli anni tra i 60 e gli 80, il fiume grazie alle riduzioni di alcuni inquinanti e soprattutto agli impianti di depurazione che sono stati costruiti sia all'Alto Lambro prima che quelli di Milano nel 2005, sta recuperando una qualità discreta, anche se chiaramente fluisce in un bacino che ha 5 milioni di abitanti e quindi ha un grande pressione. Quindi possiamo stare tranquilli? Non si è mai tranquilli, non è mai abbastanza quello che si fa, si possono migliorare sia gli impianti di trattamento che la gestione delle acque, soprattutto nel caso delle piene eccetera, e l'altro grande problema è quello del fiume, non è solo quello dell'inquinamento ma è quello del contenimento idraulico, soprattutto per una città come Monza che è attraversata dal fiume. Ecco, ma a questo proposito, visto che recentemente ci sono stati dei gravi danni, le inondazioni che abbiamo visto in altre città, anche il nostro territorio corre questo rischio o c'è più tranquillità? No, abbiamo visto negli ultimi anni invece infittirsi questo rischio. Il grosso problema del fiume Lambro è l'impermeabilizzazione, cioè l'aumento del consumo del territorio in termini di asfaltatura, di costruzioni, che porta ad avere un tempo molto basso tra la pioggia e l'aumento di portata del fiume, quindi limitando moltissimo il tempo di allarme tra l'inizio dell'evento e quando l'evento ha l'impatto sulla città. Per modificare questo l'unica scelta è quella di lavorare sull'idraulica, stiamo pianificando le casse di espansione, cioè dei sistemi di bacini che trattengono l'acqua di fiume quando questa è in eccesso e la restituiscono al fiume, non solo col semplice allagamento come fanno nel parco, ma con un sistema più complesso idraulico. Questi sono già in costruzione sul Seveso e sono in progetto, probabilmente in discussione anche per il Lambro. Anche il FAI oggi all'Arengario a Monza a sensibilizzare la popolazione. Ce ne parla Elena Colombo, delegato FAI per Monza e Brianza. La nostra proposta è stata quella di raccontare la città di Monza attraverso il fiume Lambro, nei suoi aspetti ambientali, urbanistici, storici e artistici. Abbiamo organizzato un percorso con 10 tappe. E abbiamo raccontato la città a partire dall'Arengario, attraverso il Duomo, i musei civici, i mulini, l'antica morfologia della città, perché lungo il Lambro c'erano tantissime isole, le case del cappellificio Cambiaghi, il mulino Colombo, l'area del convento della Monaca di Monza, il ponte dei Leoni, il museo, la chiesa di San Gerardino, il mulino Colombo e per chiudere il nostro itinerario con il complesso del Carrobiolo, dove è possibile visitare la chiesa del Carrobiolo e i dipinti. Qual è stata la risposta da parte del pubblico a questa vostra iniziativa? La risposta è stata un grande successo, abbiamo avuto 360 iscritti, non ce l'aspettavamo, siamo molto felici di questo. Una prima uscita per noi molto importante, che ha visto anche partecipare tantissime guide sul territorio, tantissimi volontari, per noi è un grande successo.